Dopo aver massaggiato la pancetta, il pezzo di carne con 40 g di sale per chilo e lasciato per 4 giorni a riposare, possiamo procedere praticamente ad arrotolare la nostra pancetta. È evidente che più è grossa e più ci vuole un po' di forza per racchiuderla su se stessa. Questa qui che vedete in video è circa 5 kg. Una volta arrotolata facciamo una prima legatura con dello spago grosso per alimenti ed è proprio da qui che poi verrà appesa. Fatta la prima legatura, per evitare che si srotoli o si allenti, facciamo altre legature intermedie. Per queste intermedie potete usare anche uno spago più sottile. Ricordatevi, se volete fare i salumi a casa, di partire sempre dalla base buona, ossia dalla carne di qualità. Anche la pancetta deve avere la giusta percentuale di grasso e di carne. Carne di qualità, non mi stancherò mai di ripetervelo perché è molto importante poi per un risultato ottimale. Intanto facciamo un'altra legatura verso il centro, in modo che sta bella racchiusa. La pancetta è uno dei salumi più diffuso in Italia, proprio perché si fa un po' in tutte le regioni e ogni regione ha la sua ricetta. Per quanto riguarda la pancetta tesa, i tempi per la salatura sono gli stessi, 4 giorni e 40 g di sale per chilo di carne. La stagionatura invece è più veloce rispetto alla pancetta arrotolata, proprio perché essendo che è stesa, riesce a stagionare già in circa un mese e mezzo, mentre per questa arrotolata si ha bisogno di 80-90 giorni. Tesa è usatissima anche per cucinare, per insaporire soffritti, per fare la pasta, per aggiungere nelle zuppe, per avvolgere carni come il pollo, coniglio oppure anche i gamberi. Questa arrotolata invece è raro che venga cotta, si affetta sottile e si mangia con il pane casereccio o si mette negli affettati, negli antipasti ed è eccellente davvero. Fatte le quattro legature intermedie, avvolgiamo lo spago orizzontalmente alla pancetta e leghiamo in cima, in modo molto stretto così. Fatto il nodo, mettiamo un altro spago in orizzontale ad incrociare il primo. In alcuni casi quattro mani sono meglio di due, anche perché poi non sarete soli a mangiarla, quindi fatevi anche aiutare da chi poi assaggerà questo ben di Dio. Ora, quello che dovete procurarvi, magari dal vostro macellaio di fiducia, è la pelle per avvolgere i salumi. Si tratta della pelle interna che avvolge lo stomaco del maiale, detta anche il velo della sugna. Dopo averla bagnata con acqua tiepida, la stendiamo sul nostro piano di lavoro. E andiamo a spolverarci sopra un mix fatto di pepe nero e chiodi di garofano macinati. Aggiungiamo adesso invece della polvere di peperone rosso dolce macinata. Trovate nella descrizione qui sotto al video il link per acquistarla. Nel caso in cui vi piaccia piccante, spolverare sulla pelle 20-30 g di polvere di peperoncino. Una volta terminato con il condimento delle spezie, dobbiamo ricoprire per intero la pancetta con la pelle e dovete fare molta attenzione a ricoprirla interamente. Come vedete qui è rimasta una parte scoperta, quindi ho bisogno di un'altra pelle proprio perché è una pancetta bella grossa. Se rimane qualche parte fuori, qualche animaletto in fase di stagionatura potrebbe rovinarci l'intero salume. La nostra è coperta perfettamente, possiamo passare all'insaccatura. Una volta che abbiamo messo la rete elastica su questo apposito tubo, ne leghiamo un'estremità. Se non avessimo avuto la rete elastica e l'apposito tubo, avremmo potuto legarla stretta e più volte con lo spago grosso che vi ho fatto vedere prima, sempre per alimenti. Però questo metodo moderno, tra virgolette, è sicuramente più veloce, per cui utilizziamo questo sistema. Mi raccomando, stringiamo bene, altrimenti la pancetta se ne scapperà. Adesso è molto semplice, passiamo il pancettone nel tubo. E guardate qui, com'è semplice, viene insaccata alla perfezione e ben stretta grazie a questa rete elastica che si trova in varie misure. Procediamo adesso a legare l'altra estremità e poi avremo finito finalmente con le legature.
E possiamo dire che la preparazione della nostra pancetta arrotolata calabrese è terminata. La dobbiamo solo appendere in un luogo dove ci sia la giusta temperatura e umidità. E tra 80 giorni circa sarà pronta per essere affettata. E siccome so che a voi non piace aspettare, vi faccio già vedere il risultato finale. Credo che le immagini non abbiano bisogno di ulteriori commenti. Guardate voi stesse la giusta parte di magro e grasso e non posso esimermi da questo assaggio. C'ho questo bel panino casereccio fatto sempre da me a casa e non vedo l'ora di farcirlo. Nel frattempo, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina in basso a destra per essere aggiornati sui prossimi video. Pensate che è accoppiata perfetta, il panino l'ho sfornato neanche 20 minuti fa. E adesso, con la delicatezza che mi contraddistingue, giù di pancetta come se non ci fosse un domani, a riempire. So già per certo che uno non mi basterà, quindi ne mangerò sicuramente due che accompagnerò con due bicchieri di vino bello rosso corposo di Verbicaro, anche per sconfiggere questo raffreddore che mi sta torturando da ben 10 giorni. Mi raccomando, se qualcuno di voi proverà a farla, fatemi sapere il risultato finale. Se invece non avete pazienza, voglia o tempo, su sfizzidicalabria.com trovate tutta la linea dei salumi calabresi. Ma adesso il momento è troppo delicato, il profumo del pane caldo, la pancetta stagionata arrotolata e io che muoio dalla voglia di azzannarlo, ma il suo tempo è arrivato. Non ha davvero più scampo, il sapore è dolce e delicato, speziato e aromatico, direi un salume al bacio, dovete assolutamente assaggiarlo. Al prossimo video, mi raccomando, continuate a seguire sfizzidicalabria.com. Ciao a tutti da Gianluca.